Buongiorno. Purtroppo quest'anno non possiamo fare il tradizionale brindisi di Natale. Quindi abbiamo pensato di inviare a tutti i volontari e ai presidenti delle associazioni questo videomessaggio. Innanzitutto per testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale. Siamo al vostro fianco, non molliamo, nell'attesa di poterci tornare a incontrare nelle piazze, nelle sale civiche, nei parchi. Per i tanti eventi che da sempre hanno caratterizzato il nostro territorio comunale. Al mio fianco ci sono i due assessori che più degli altri si occupano dei rapporti con le associazioni, e cioè l'assessore Annalisa Paltrinieri e l'assessore Alessandro Fracavallo, a cui do subito la parola. Innanzitutto grazie. Anche in questo periodo di attesa di ritorno alla normalità, so per certo che il vostro impegno e la vostra passione non sono fermi. Il tessuto associativo su cui tanti servizi comunali si basano è sempre stato fondamentale per il nostro comune e anche se al momento gli eventi culturali sono fermi, non significa che si siano fermate anche la vostra passione e il vostro impegno. Attendiamo insieme questo 2021, che potrebbe essere veramente un anno indimenticabile, che non vedo come un ritorno alla normalità, ma sarà ancora meglio, perché penso che solo quando riviviamo le cose che abbiamo dato per scontato, ne riusciamo ad apprezzare il vero valore, quello di promuovere la cultura, lo stare insieme, condividendo uno spazio o semplicemente una cena tra amici. In una delle tante aree verdi a nostra disposizione. Quindi auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo, con la speranza che possa essere sereno, ma anche particolarmente movimentato. Grazie Alessandro. Noi ce la stiamo mettendo tutta perché il 2021 sia un anno movimentato. È la testimonianza nella richiesta a Fondazione per la rassegna degli eventi culturali del Comune, 9360. La cultura purtroppo è uno dei settori più colpiti dall'emergenza sanitaria, ma non può essere considerato sacrificabile solo perché non produce direttamente un utile o un guadagno. La cultura ci arricchisce. Ci fa conoscere e vivere il territorio in cui abitiamo, ci mette in contatto gli uni con gli altri, donandoci un valore inestimabile, il senso della comunità. E questo è l'unico antidoto ad uno dei mali che purtroppo ha portato questa pandemia, che è la solitudine. Quindi mi associo a quanto detto da Alessandro e auguro a tutti voi un sereno Natale e un 2021 movimentato e pieno di momenti di festa insieme. Grazie Alessandro ed Annalisa, sono perfettamente d'accordo con voi. Mi auguro veramente che questo 2021 sia un anno movimentato, un anno fatto di eventi, di feste, di assemblee, non solo perché questo significherebbe che la lotta al Covid-19 ha dato i suoi frutti, ma anche perché ne abbiamo veramente bisogno. Anche se sono sicuro che riprendere tutte le attività non sarà semplice, con i confronti anche impegnativi che a volte ci sono stati, sarò fiero di poterli sostenere e di prenderne parte insieme a voi. Anzi, semplicemente insieme. Perché, come ripeto, da inizio pandemia, solo insieme ce la possiamo fare e sarà insieme che ce la faremo, ne sono sicuro. Ma per adesso teniamo botta, quindi vi auguro un sereno Natale e un movimentato anno nuovo. Ciao a tutti!